noi dobbiamo puntare ad una politica estera comune ed una difesa unitaria dell'Europa. La guerra è qui dietro, purtroppo, quindi dobbiamo essere pronti a dare risposte univoche e non più frammentare e frammentate, come devo dire, vengono rappresentate dalla destra e dai sovranisti, che sono più putiniani che italiani, diciamoci la verità. Nel fronte delle necessità urgenti dei cittadini, la priorità è sicuramente l'agricoltura, perché noi dobbiamo coniugare i costi per i produttori con il diritto dei cittadini di acquistare beni alimentari di qualità senza doversi svenare, perché la buona alimentazione è alla base anche della salute. E poi mi collego al problema principale, che è la salute. Questo è il paese che ha mandato a casa l'italiano più autorevole del mondo, Mario Draghi, per sostituirlo con una persona che ha vinto le elezioni, per carità, come Giorgia Meloni, ma che la prima cosa che ha fatto ha ritenuto di non aderire al MES, che avrebbe messo in condizione gli italiani di avere una sanità finalmente da riformare, finalmente possibilmente da cambiare. Non dimentichiamo che gli italiani spendono 40 miliardi di euro l'anno in prestazioni private, perché la sanità pubblica non ce la fa più, al collasso. Questa è una cosa impossibile, da più da sostenere. Pensate alle liste d'attesa, pensate a quanto possa costare un intervento oncologico privatamente o altro, o cardiochirurgico. Ecco, da questo punto di vista questa è la priorità assoluta. Noi proponiamo persone che si sono già impegnate nella politica, hanno già fatto una loro esperienza, tra l'altro con Azione, non solo di presenza ma anche di proposta politica. Poi è chiaro che alle amministrative si propongono, cercando di coagulare forze che vanno dalle associazioni, ai movimenti ed altro, e da questo punto di vista è chiaro che si fa la scelta civica. Però questo è il grande lavoro che stiamo facendo sul territorio, tra l'altro non solo in provincia di Salerno, affermando una cosa come Azione, e cioè che la buona politica si può fare davvero, ma con competenza, con serietà e possibilmente cercando di superare il bipolarismo, perché non mi pare che il bipolarismo in questo paese abbia dato risposte, ma mi pare evidente che abbia scontentato sia quelli di destra che quelli di sinistra.